È ormai tutto pronto per la manifestazione di sabato 16 ottobre, organizzata dal Comitato a difesa della sanità pubblica nell'Alto Vicentino. Il ritrovo è confermato a partire dalle 14 presso il Palazzetto dello Sport Livio Romari in via dell'Industria Schio. Il corteo partirà da lì alle 14:30, si dirigerà verso l'ospedale di Sant'Orso. In attesa del via libera per la conclusione della manifestazione nel parcheggio, possiamo comunque affermare che se non sarà all'interno dell'area ospedaliera, la manifestazione terminerà comunque nelle immediate vicinanze. Spiega il comitato organizzatore in una nota, nella quale informa di aver incontrato in questi giorni sia la dirigenza dell'ULS 7 Pedemontana che l'esecutivo dei sindaci del distretto 2. Al direttore generale abbiamo spiegato le ragioni della manifestazione, confermando che non si tratta di un'iniziativa contro di lui, anche perché il declino dei servizi sociosanitari nel nostro territorio è cominciato da molti anni. E se scendiamo nuovamente in piazza è semplicemente perché chiediamo una decisa inversione di tendenza. A lui e ai sindaci abbiamo spiegato che i cittadini vanno ascoltati. Le difficoltà del nostro ospedale, con molti medici usciti negli ultimi anni e non adeguatamente rimpiazzati, e dei nostri sanitari che durante la pandemia hanno dovuto ancora di più sopperire a carenze organico, e di tante famiglie che vedono ridotti i servizi erogati al pubblico, non sono una nostra invenzione. E proprio nel momento della ripartenza, dopo un anno e mezzo di pandemia, aggiungono gli organizzatori, che vanno fatte presenti le criticità e le richieste. Tra i principali ricordiamo il mancato investimento sul personale del servizio pubblico e l'eccessivo ricorso al privato per la gestione dei servizi, nonché il project financing dell'ospedale ancora troppo oneroso, nel quale auspichiamo un ridimensionamento. I fondi europei in arrivo dovrebbero spingere a puntare sulla medicina territoriale, ma ci chiediamo, sarà veramente così?